Oggi me lo vogliono proprio far volare il joystick. I morti tuoi ci sono le volte che fanno infame, eh. Penso che adesso posso fare. Posso ispezionare le case. Ah, la torre. La torre radio. Abbiamo il modo di arrivarci. Vabbè, veramente io spero di trovare un bel po' di cose. Dato che sono tante le case. Almeno sembrano essere tante. Ah, ma io sono in fin di vita, proprio. Emozionante, eh? Emozionante sì. Oh, io. Una mia amica, Marlene. Mi ha chiesto di portarmi la luce. Andate d'accordo? Sì, beh, ora lo comando a pacchetta. Vero, Joy? No, non è così. Ma almeno andiamo d'accordo. Però comando a pacchetta proprio no, eh? Mo, quell'altro dove si trova? Sì, bimbo. Torniti. Ok, sembra esserci un bel po' di roba. Saccheggi. Oh, vabbè, sicuramente parla di saccheggi, cioè delle persone che... Kyle! Ah, questo vanno a fare le valigie. Vabbè, erano pronti a tutto. E lì? Sono armato. Dopo l'epidemia sono stati vittime degli sciacalli. Sono quasi diventati paranoici. Ricordi quel periodo, Joel? È in casi come questi che esce la vera natura delle persone. Meglio lì! Meglio starne alla larga. Questi non sono come quelli della zona. Camioncino dei gelati. Camioncino dei gelati? Già, mi ha detto Anna. Mi vendevano il gelato direttamente dal camion. Cosa? È vero. Papà mettevano una musichetta inquietante a tutte le ore. I ragazzini uscivano di casa per comprare. Chi sta prendendo? No, sei. Semplicemente sei tu che non sei mai uscito. Uè! Se la danno a gambe, dai! Beh, diciamo che questo possiamo completarlo. Olè, questo anche. Proiettile perforante sarebbe una bomba. Beh, uè, io lo faccio. Quindi rifacciamo velocità di ricarica, perché ci siamo trovati in difficoltà. E basta così. Andrà più che bene. Andrà alla grande. Uè, 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 cosa c'è qui? Potrebbe esserci qualcosa di speciale. Certo, se non ci crolla... Sì, il soffitto sta cadendo. Il soffitto... No, possiamo mandare Ellie! Spero che trovi qualcosa di buono. Un potenziamento! Sì! Armi corpo a corpo modificate, grande. Ok, mi sa che non c'è nient'altro. Chi è che ha portato qui la sedia? Ecco, è precaduto. 10 pillole. Si va avanti? Chissà quale sarà la prossima cosa che potenzierò. Ui! Si gioca a freccette qui, eh? Un altro fumetto. Ma dagli sti fumetti. Particella messaggera. Grande. Spero di trovarlo. Una soffitta. Un foglietto. Scatola di fiammiferi. Questa è la password. Geniale. Scriversi la password con la combinazione su un foglietto. Cioè, su un coso di fiammiferi. A noi due. Beh, non è roba da poco. Controllato tutto. Ehi, Seb. Attento. Sì, ok. Stanno giocando a freccette. Diavolo. Tocca a te. Ok. Lanciarla? Sì. Wow! Ok, levati, ti avanti troppo. Ci siamo. Merda! Terribile! Ok. Un pareggio. No, no, ti è proprio distrutta. Ma come distrutta? Sei praticamente un pareggio. Sì, ok. Ok, spostatevi, faccio io. Spero di fare qualcosa di buono. Vabbè, tu, Joel, non ne parliamo. Sì, saranno di nuovo ragazzi. Sì, beh. Il problema è che io ho beccato il muro. Perché il lago non è di 30 cm? E tu perché non te ne vieni qui? Perché altrimenti sarebbe un piede. Ma va, che è un palco questo. Loro sono gli spettatori, noi siamo gli attori.
Cecchino del cazzo. Hai visto da dove spara? Veniva dalla strada. Bello okay. Lui, ben postato. Voi state qui. No. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate occupato. Io faccio il giro e vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Ehi, attenzione. Io faccio sempre attenzione. Via. Cavoli. No, dai, mi sto riparando. Ma non ho fatto... Non volava il joystick. No, dai! Raga, vi giuro che io faccio quadrato, Io ve lo giuro, ve lo giuro. Che è sto cane che abbaia, oh? Mi hanno portato i cani. Magari vi salvate. Ti stai zitto? State piangendo là dietro? No, vabbè, dai, non è possibile, dai. Quello mi ha preso per fortuna. E io per sfortuna. Ho fatto un giro un po' come al cacchio, sarei dovuto andare lì. Poi se mi prendeva, giuro, l'ammazzavo. Non so come, ma l'ammazzavo. Ti ho fatto male? I morti tuoi, come ha fatto a colpirmi, no? Siamo seri. Stavo dietro al muro. Oggi me lo vogliono proprio far volare il joystick, ve lo dico io. Madonna! Se non la smetti te le metterai a mamma. Dai, no! Ci sono le volte che spara, ci sono le volte che fa l'infame. C'è! Quanto ti posso odiare? No, vabbè, mi fa cagare sotto e lo sto odiando di brutto. Ecco, sarei dovuto andare adesso, ma io parlo. Madonna! Sprechiamo i medikit così, dai, forza! Buttiamolo in eccesso. Se solo mi dessi il tempo, sai com'è? Io mo come faccio? Maledetto. Stat cheat, per favore. Tu stai già facendo abbastanza. Ma io non riesco ad ammazzarlo da qua, vero? Io ho tentato, ma non ci riesco. Via. Questo territorio è nostro. Tenetevelo pure. Noi vorremmo solo passare. Sì, grande! Questo è stato un bel colpo. Pezzo di mezzo! Sapevo io. Ci stavo aspettando il come questo qui. Marinaccia su. Ha rotto, fino a mo' hai rotto. Oh, veloce. Ora tocca a me. A quel paese. No! Al volo! Mo in capa, nella capesas. Volevi scappare? Dov'è? Oh? Forza, ragazzi. Dove sono? Non li vedo. Preso. Mo, come è volato? Oh, mi sto divertendo un sacco. Wow. No. No. E mo? No! 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 Vabbè, ma chi cacchio li vede? Io certe volte... Ci sono le volte che non li vedo! Cavolo! Brum! Riso!
Grande. Peccato che mi sono fatto prendere prima, cioè che... No, è stata tosta. Non ci sono riuscito prima. Mannaggia. Grazie, Joel. Prego, ma però mo muovetevi, eh. Non vi state a vedere le nuvole qui. O i camion scassati. Schiantati. Dobbiamo muoverci. Magari. Bene. Sarebbe il caso. Io una volta lo devo per forza mancare. Stai un bene? Po', eh. Sì, sto bene. Sicuro? Ho detto che sto bene. Forza, dai! Muoviamoci! No, ma... No! Sarebbe meglio scappare, direi. Oh, santo cielo. Stai bene? Sono ancora qui. Siete feriti? No, tutto ok. Ok, ora di lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza. Ma smettila, dai. No, sono serio. Era il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico. Morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore. È indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. Brum, 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 brum. Ok. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. Già. E ora la parte più difficile. Spiegarlo a Sam. Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. Capisco. E come siamo messi a pesche sciroppate? Ti ha mandato Henry? No. Perché avrebbe dovuto? Per controllare che non faccia cazzate. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. E va tutto bene? Sì, tutto a posto. Ok. Allora... Buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Vediamo... Gli scorpioni sono spaventosi. Rimanere da sola. Ho paura di restare sola. E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. Ok. Per prima cosa, siamo una squadra, ok? E ci aiuteremo. E poi... Potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro.
Harry dice che hanno voltato pagina, che sono con le loro famiglie, come in paradiso. Credi che sia così? Un po' sì e un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci. Ma non ci credi? No, non proprio. Già, nemmeno io. Oh! Con questi discorsi seri, quasi dimenticavo. Tieni. Se non sa che esiste, non può portarlo via. Ok, sono esausta. Ci vediamo domani.